Oggi mi tratto benissimo con questi meravigliosi fichi che io personalmente adoro. Fichi e pane. Oggi invece fichi e pancake. Voglio morire mangiando fichi. Adoro food porn. Provate questa accoppiata. Pancake oppure pane. Fichi e noci. Madonna, è troppo buono. Bene. Buongiorno con tutti i calzini di mamma, li sei rubati a tu. Guardate, si prende tutti i miei calzini. Amore, amoruccia, ma guarda come ci sciacchia. Ma che fai di putti? Ma io l'adoro, ma guardatela. Amore, tutta la patatina fuori, sei proprio una sporcacciona, mamma tua. Mi piace troppo sta cosa. Bella mamma, mamma di maglia, mamma come ne devo sciamare. Ciao ragazze, allora io sto andando dal parrucchiere perché ho deciso di fare qualcosa ai capelli di particolare, perché mi sono stufata, come succede spesso a noi donne. Però io, utilizzando sempre comunque prodotti naturali eccetera, sapete che sono un po' restia io al parrucchiere, insomma, perché spesso utilizzano comunque prodotti molto aggressivi e comunque le tinture danneggiano il capello eccetera. Quindi praticamente il mio parrucchiere sta utilizzando dei prodotti che mi ha detto comunque molto molto naturali per fare dei riflessi ai capelli, cioè voglio praticamente solo fargli dei riflessi un po' luminosi, biondi, cioè biondo scuro, una cosa tipo riflesso di luce, colpi di luce si chiamano, sulle punte, qualcosa insomma per avere un tocco di luminosità, oltre al fatto che comunque voglio anche tagliare i capelli, li voglio anche tagliare un po', almeno le punte un po', le lunghezze, perché comunque fa caldo e quindi in estate secondo me una spuntatina ci sta. E i miei capelli sono lunghissimi e c'ho un po' le punte un po' comunque sfibrate, che non li taglio da parecchio, quindi secondo me ci vuole, diamoci un taglio, un cambiamento di radicale di look ci vuole ogni tanto. Quindi vado e mi tingo i capelli, taglio e tingo, yeah. Comunque queste unghie, non so se vi piacciono, mi sono fatta queste unghiette particolari, molto molto, look molto molto sobrio. Spesso me lo chiedete anche su Snapchat eccetera, sono vere, perché in tante mi dite ma è una ricostruzione, no sono proprio mie, sono proprio le mie unghie proprio mie. Quindi non è una ricostruzione, ma sono mie. Quindi sfatiamo questo. Quindi ho fatto questa forma a mandorlina. Non so se vi piace, per cambiare un po', per non farle sempre quadrate. A me piacciono molto, sono molto estive. E questo colore fa risaltare molto l'abbronzatura, come potete vedere. È bellissimo, sono le mie unghie. Sì, sono mie. Che belle, a me piacciono molto. Però questo qua non è proprio chiaro. No, questo. Ah, questo. Questo è bello però. Questa è una bella tonalità. Sì, questo è uno sciola. Questo è un naturale caldo. Questo è anche quello. Effetto molto naturale. È un castano naturale, nocciola. Luminoso. Comunque è molto bello, perché è molto molto naturale. Parola d'ordine, naturale. Amore, a mamma, ciao mamma, ciao. Ciao mamma, ma come sei bella con questo fiocchetto. Guardate che bel fiocchetto, fai vedere come sei bella con questo. Sei bella col fiocchetto a mamma. Sei bellissima con questo fiocchetto. Ho comprato a Pupi un sacco di fiocchetti, è vero, mi piacciono tantissimo. Mamma ti ha preso anche questo, guarda com'è bello questo. Questo è arancio a pua, troppo carino. Pupina, chi c'è? Che sei bello, questo ti piace questo? Sì, è bello.
le ciocche un po' più chiare, ecco, e una sfumatura alle punte, cioè tipo come se... Prima ha detto, è tipo un effetto chiaro, come se il sole, un effetto di schiaritura al sole, molto molto naturale, che poi ci sono ciocche, ecco, così, un po' più chiare, ciocche un po' meno chiare. Io ero terrorizzata, tipo, non so voi, ma io tipo quando vado al parrucchiere ho sempre questi attacchi di panico, proprio ansia, perché dico, ma come verranno, non lo so, tengo sempre paura. Sicuramente qualcuno dirà, ah, ma non si vede nulla, ma io proprio così lo volevo un effetto naturale, una sfumatura così, che è un po' più accentuata sulle punte, un po' meno, ecco, vedete qua come si vede. Poi ovviamente con la luce del sole si vede molto di più, a me piace tantissimo, veramente tanto tanto tanto. Tanto, 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 tanto. Vediamo di qua. Di qua pure c'era qualche ciocca. Molto, molto delicato. E insieme una cosa che dà praticamente luminosità, luce ai capelli. Questo è tutto. Poi non volevo comunque schiarirli troppo per non rovinarli, ma ho utilizzato un prodotto naturale, comunque molto, molto delicato, una gradazione molto, molto delicata. Lui poi è bravissimo. Poi ogni volta che vado mi fa vedere le foto delle sue bimbe, che sono stupende. Quando vedo queste cose, sti papà così innamorati delle loro bimbe, veramente mi emoziono tantissimo. E veramente mi ha fatto vedere le foto, due bambine bellissime. Comunque lui è proprio bravo. Hai letto la mia mente, sono stata veramente veramente contenta, lo so, spero che vi piaccia, secondo me è bello. Poi io sono comunque parto da una base scura, quindi farli troppo chiari non sarebbe stato bello, ecco, vedete qua, c'è un effetto proprio suave. Adesso pure mia sorella se li vuole fare, infatti ha visto, ah, mi ha fatto andare come cavia, e adesso anche lei se li vuole fare. Che sei bella con questo fiocchetto che ti ha messo mamma. Ma ti piace mamma con i capelli nuovi? Ma ne smetti di linguacciarmi? Sì, sì, mi piace. Ma allora, ma quanto diamo io a te da 1 a 100? 100.000? Quanto è bella. Mamma ti ama. Mamma ti ama. Amore. Madonna, mamma ti stritola di mangio. Madonna, quando sei bella mamma, sei diventata bionda. Due bionde. Due bionde, invece fai vedere tu. Io ho un look stravolgente. Guarda, guarda com'è, guarda che bello qua. Guarda che bello qua, si vede tutte le ciocchine. Ti piace? Bello, devo dire la verità, è un tono proprio leggero, molto naturale, nocciola. Sabi chic. Bello, io invece mi delicato. Sono stavolta il look, ho fatto lisci normali, una pazzia, ho tagliato due dita. Però anche io l'ho tagliato i capelli, sì. Perché mi erano molto molto più lunghi, li ho tagliati, li abbiamo tagliati. E adesso praticamente la settimana prossima l'ho anche voglio un po' scalata. Si vuole fare anche lei. E io l'ho anche scalata, si vede la scalatura? Sì, si vede, si vede. Fatela pure tu un po' davanti scalatura, oh, quando bello, andrai bello. Si vede, guarda come si vede un po' di luce. Al soprattutto sole aveva un effetto bellissimo, luminoso. Luminoso, guarda, guarda le punte. Poi io l'ho chiesto così, comunque un effetto naturale. Bello, mi piace. Una bella castana dorata. Wow, mi piace, nocciola. Comunque Nancy, lo farai anche tu. Mi sorprenderò. E faremo il vlog del tuo. Tu però vuoi usare di più. Sì, perché io tu... mi farò completamente bionda, bionda. Ragazze, lei lo vuole fare proprio biondo, cioè sì, l'ha chiesto di farlo come il mio, però un tono perché un po' più chiaro. Un po' più chiari, quindi, quindi puoi un po' più chiaro. Ottenere un colore un po' più chiaro. Ah, vedremo, scopriremo. Scatenerò una bionda. Avete mai pensato come sarebbe se una si svegliasse nel corpo dell'altro e viceversa? Wow, bellissimo. Oddio. Io mi ammazzerei, no, sto scherzando. Comunque, simpatica solo. Mentre Nancy sta qua a scegliere, stiamo scegliendo un po' le domande. Sono perché tantissime. Sono qualche giorno fa vi abbiamo chiesto su Instagram, ci fate delle domande, vogliamo girare un nuovo video, Carita e Nancy risponde. E quindi adesso ce lo giriamo, ci giriamo tanti tanti video e mangiamo, che poi vedrete. Eh sì, infatti sto preparando qua il tè, c'è la mia pupina, che cerchi tu? Comunque vi volevo far vedere sta cosa, apprezzate, guardate qua com'è bello questo vassoio shabby chic e queste nuove tazze shabby chic, che vedrete un video haul di Ikea, tutte le cose che ho comprato a breve. Comunque volevo far vedere sta cosa del tè vero. Ho messo le bustine da tè qua dentro, no? Vi faccio vedere come bere il tè anche in estate quando fa caldo, che in tante ve lo chiedete. Poi metto l'acqua sopra al tè. Nancy, guarda anche tu, perché questa è una cosa, imparerai una cosa non nuovissima. Fa un po' caldo. E infatti, guarda adesso il tocco qual è. Ta-da! L'ingrediente magico, ghiaccio. Cioè direttamente così io ci verso il ghiaccio. Bello. Ce ne vorrebbe di più, ma è poco.
Comunque ci verso abbastanza cubetti di ghiaccio subito, così il tè non si ossida perché lo bevete subito, non dovete aspettare che si fa freddo, che passano 2 ore, lo dovete preparare 2 ore prima, no, tatta. Adesso già lo potete bere, si è fatto fresco e lo potete bere, così non sudate e bevete tè verde che fa bene. Bisogna bere 2 tazze di tè verde al giorno. Una bella fetta di limone anche. Una fetta di limone. Ok. Per te. Super rinfrescante, che lo rende ancora più fresco. Anche una spruzzatina di limone. Antiossidante, buonissimo. Yeah, che bella tazzone, tutta salute. Basta, domanda. Diciamo che a leggere le vostre domande ci stavo troppo divertendo. Che infatti, fantasia. Leggi questa. Avete mai avuto problemi di gelosia fra sorelle? Dispetti che vi siete fatte? Io ho scritto in testa a mia sorella quando è nata. Come hai fatto a scrivere in testa a tua sorella quando è nata? Tipo sulla testa? Neonata, lei l'ha scritto in testa. Io lo voglio fare, ma te lo scrivo. Guarda, con questa maglia sembrano ancora di più i riflessi, perché praticamente color senape mette il risalto. Guarda che bello con questa perla, sono elegante. Peccato per lo smalto. Perché è così bello, non ti piace? Un po' fluo. Che bello, questa è Carlita 3.0, guarda, shabby chic 3.0. Certo, è l'avanzato, la versione avanzata. Tu sei sempre Nancy 1.0, basic. Mitica e unica. Stavo registrando il video delle domande, è venuta mia mamma, guardate che mi ha portato, troppo bella. Sì, praticamente mi ha portato sti cuscini, ha fatto quelle caramelle, adesso me l'ha fatte a panna, perché ci devo intonare con motivo qua a fiorellini, tutti dei ricami bellissimi. Con questo qua a centro, guardate com'è bello. Che vuoi tu? No, questi non si rovinano, l'ha fatti la nonna. Guardate come sono belli. Ti ricordate, prima erano qua, adesso dobbiamo mettere il copridivano beige per intonarlo alla poltroncina quella là. Vi ricordate? Vi ho fatto vedere nel video. Vattene tu, già li stai rovinando, cattivona. Come sono belli. Ecco, Nancy si sta rivestendo. Abbiamo fatto abbiamo fatto il video vestiti indossati. È vero, amore? Sì, quante cose bellissime. Anche costumi addirittura. Sì, è vero, scabroso. Scabrose le mie mamme. Ve lo vedrete online nei prossimi giorni. Ahul, vestiti indossati. Amore, che vai vendendo tu? Buon appetito. Eccoci qua. Gnocchetti al tonno sguazzanti, squacquaraccuosi. Guardate come sono invitanti. Con pomodorino fresco. Mezzo chilo. Solo mezzo chilo di pasta per ingrassare Max. E a me, per ingrassare Carlita, un piattone anche a me. Io anche i legumi. Anche i pisellini mangio oggi. Pasta col tonno e 2 cetriolini. Buon appetito, amore. Come so? E come so? Speciale. Yeah, è il tuo piatto preferito, sono buoni, eh? Buonissimo. Mi sono preparata per la palestra, mi sono messa questa bella canotta della Nike che è abbinata al mio smalto. Sì, perché anche se è luglio io vado comunque in palestra, andrò, sono gli ultimi giorni, quindi ci tengo particolarmente ad andare, proprio perché poi tipo ad agosto non potrò andare più, quindi ci vado con molto molto piacere, anche perché nella palestra dove vado c'è l'aria condizionata. Evviva! Quando ad agosto non mi potrò allenare sarà molto molto triste, perché mi piace tantissimo allenarmi. Guardate che muscoletti ho fatto anche sulle braccia, guardate. Spalle e braccia proprio. Belli muscolosi, evviva! Mi sono messa le scarpettine nuove, queste qua della Nike, che vi ho fatto vedere nel nuovo video acquisti, che è andato online appunto ieri, lunedì. Guardate come sono belle, sono bellissime. Le adoro! Il video di acquisti che ho fatto con mia sorella. Vi volevo far vedere questo nuovo copriletto che secondo me è troppo bello, che ovviamente me l'ha fatto la mia mamma, cioè ha comprato la stoffa. Guardate com'è bello. E sono troppo contenta di averlo messo. È proprio, secondo me, super estivo, tutto con questi fiorellini, sempre shabby chic. Poi le lenzuola, lei ha messo queste qua perché non c'erano a fiorellini, me le ha messe a palline, non è molto shabby, però comunque sono carine con queste qua, le federe fucsia, una cosa un po' più estiva e colorata, ci vuole. Bello, bello.
tutto bellissimo. E poi qua, vabbè, questo lo devo appendere, devo sistemare. Vi ricordate che abbiamo comprato un altro armadio, ve l'ho fatto vedere nel vlog precedente. E qua la cabina armadio che abbiamo finito, fatemi sapere se volete il video, vi faccio il tour della mia cabina armadio. Lasciatemi tanti like se lo volete che ve lo faccio. Allora, che ne pensi del mio nuovo look, amo? Qual è il look? La look? Il look? Ma no, cioè questi ragazzi che tu fai le cose sui capelli, loro non hai visto? Mi sono fatte riflessi biondi. Mamma mia. Ti piaccio? Sembri Valeria Marini. Mamma, come si scema. Yeah, veramente, ti piace come sto? È benissimo. Oh, fa. Pupi, a te ti piace? Sei una fata. Tu sei uno struzzo. Yeah, sto bene. Sei benissimo, sei la fata dei miei sogni. Oh, perché mi sputti? E chi ti sputti? I riflessi biondi, guarda come sono luminosa. Io dico sul serio. Mamori miei, mamma ti ama. Lui no, lui gli mordiamo le orecchie. Mordi. È il mio palloncino. No. Sì, guarda come me lo bacio e tu no. Mamma ci dai baci. Ce l'ho io. Ci do io baci. Dello sono. No, è solo mio, tu vatti. Vattene tu, solo io. Lasciala, povera. Lui è mio amore. Ubi. Ah, bello. Andiamo a mangiare, Oggi è meglio. Sono andata alla palestra, sono così carica perché ho fatto una lezione di T-Rex, mi sono uccisa. Guarda qua che muscoli. Mamma mia. Spacco tutto, guarda che muscoli, guarda. Ti devi mettere paura perché se fai partito ti picchio. Ma che picchio. Comunque adesso chiudo questo vlog perché dobbiamo mangiare e andare a dormire che è tardissimo. Andiamo a mangiare. Ma ti stavi andando a pubazzi in palestra? A mangiare, cucinare e dormire. Si è fatto quando quella dice amore, dimmi qualcosa, fammi sentire donna. Bravo, a cucinare. Buonanotte. Ma come buonanotte? Notte, sono le ore, ma vedi che sono ore 22:33. Ancora si deve cucinare. Mangiare. Buonanotte, ciao ciao. Pollici in su per Max. Anche il passettino. Anche in su, non diciamo i medi, sennò diventa volgare. Brutta cosa. Esatto. Ciao. Ciao.